Voglio farci man presto perché c'è esattamente un minuto per raccontarvi tutta la mia vita. Quindi sono Vito, il capo di altri due balordi al servizio di Don Farina. E niente, c'è tutta una storia, vengono rubati dei documenti a vicenda, c'è uno scambio, noi rubiamo dei soldi e dei documenti a Charlie, lui a sua volta ci ruba un pulmino con delle cose che erano del nostro boss. Poi la storia prosegue, lo inseguiamo a Bologna e la fortuna è che questi personaggi, a detta degli sceneggiatori, loro era molto particolare, hanno insistito sui provini, hanno visto un sacco di gente perché dal punto di vista proprio registico era importante trovare un trio che funzionasse e alla fine devo dire con gli altri due colleghi che non ci conoscevamo pare che insomma nelle scene funzioniamo abbastanza bene, c'è un feeling non indifferente. Quindi ci hanno lasciato un margine di improvvisazione perché siamo gli unici personaggi che in America saranno sottotitolati in quanto per gran parte delle scene parliamo in dialetto napoletano oppure Jaroslav, Matteo Rezza parla varie lingue. E una delle serate più belle e indimenticabili è stata la prima sera che ci hanno convocato qui a Bologna, dovevamo girare delle scene però poi sono andati un po' in ritardo con la lavorazione, però noi eravamo vestiti con i nostri vestiti di personaggi sotto i portici e quindi la gente veramente ci scambiava per un trio molto losco e quindi abbiamo approfittato per entrare nei vari bar, pub a destabilizzare un po' la situazione, a chiedere i vari pizzi eccetera e ci ha molto divertiti questa situazione che stavano quasi chiamando i carabinieri perché si aggiravano tre tipi loschi da allontanare dal set di America, invece eravamo tre degli attori. La cosa che più mi sta intrigando è appunto il lavoro sul personaggio, perché in altri film mi è capitato di fare un altro tipo di malvivente più serio, invece qui è più comico, grottesco, ma che si avvicina di più alla realtà, perché la realtà supera di molto il cinema e la fantasia. Vedesi le intercettazioni di tre tipi che a Caserta sono andate a sparare con la musica di Gigi D'Alessio e si sente che dicono oh, già sparato in faccia a Chilo Cretini, c'ha pieno caffè, come se nulla fosse, perché veramente a Napoli e in altre zone d'Italia e del mondo questi si schizzano di cocaina e partono, vanno a fare gli omicidi come se niente fosse, alle 6 di mattina, poi dalle 8 inizia la loro giornata. Quindi questo è molto interessante perché sono dei personaggi così che ridono, scherzano, però quando devono sparare sparano.